Ciao a tutti, allora ho preparato queste due farine WM e tipo 2 del Molino Fratelli Cipolla. Le vado a mettere in autolisi, vi metto in descrizione anche le proteine, la W, quindi metto quasi tutta l'acqua, una buona parte dell'acqua fino a bagnare tutta la farina e poi la faccio riposare per minimo mezz'ora. Dopodiché ci metto il lievito a pezzettini. E vado a girare in planetaria, ma se volete potete fare benissimo questo impasto a mano. Quindi metto la rimanente acqua piano piano, goccia a goccia. Ne ho messa una buona parte per l'autolisi, ne lascio un goccino che metterò poi quando aggiungo il sale. Questi passaggi bene o male li conoscete tutti. Dopodiché vado sul piano di lavoro, ho preparato il recipiente oliato dove metterò l'impasto a lievitare e proseguo facendo queste pieghe, questa sorta di pieghe così, tipo quelle che si fanno con gli impasti molto morbidi, slap and fold. E adesso metto l'impasto a lievitare per 3-4 ore. Eccolo qua, sono passate 4 ore. Verso adesso l'impasto sulla pietra, sul piano di lavoro, diciamo, nel mio caso è una pietra. Dove ho messo un po' di semola. Adesso non farò le classiche pieghe, lo tocco poco, vedete, faccio diciamo una preforma così e lo lascio rilassare almeno 30 minuti. Lo copro con un telo, metto ancora un po' di semola e lo lascio un pochino, 30-40 minuti. Ok. Bene, è passato il tempo, eccolo qua, e lo riprendo e vado a fare le pezzature. Allora, diciamo che faccio ad occhio senza pesare, eh? Non è un problema, anche se una viene più lunga dell'altra non fa niente. Vabbè, io ho chiamato questi sfilatini francesini ripresi da una ricetta di Fulvio Marino, dove però ho cambiato tutto praticamente perché ho messo la pasta madre e li ho fatti più grandi, ho cambiato anche il tipo di farina. Comunque li ho chiamati lo stesso francesini, che assomigliano un po' alle baguette, diciamo. Allora, quindi vedete, l'ho arrotolato a rotolo e poi lo allungo un pochino, ecco qua, in questo modo. Oh, scusatemi lo smalto, ma non è uno smalto, questa è una risposta che do, ogni tanto c'è qualcuno che mi scrive, ma è un gel, sono unghie ricostruite, quindi non è uno smalto che lascia il colore, ecco. Ho una nipotina che lo fa per mestiere, quindi gli faccio guadagnare qualcosa, no? In soldini. Quindi mi dispiace per quelli che non l'accettano, ma comunque questo è il pane che mangio io. Smalto o non smalto, non è che devo venderlo. Chiusa parentesi. Allora, adesso metto questi sfilatini dentro su un telo. Dove ho messo la semola, ho spolverato bene con la semola e li metto un po' attaccati in questo modo, così si tengono, si sorreggono, diciamo, si tengono su. Allora, metto ancora un po' di semola sopra e poi per far sorreggere l'ultimo ci metto qualcosa vicino, adesso vediamo. E questi vanno lasciati lievitare almeno altre 2 ore. Naturalmente, come sapete, dipende molto dalla temperatura.
dalla temperatura che c'è in casa, sempre a temperatura ambiente, io ho fatto tutto in giornata. Ecco, ci metto questo cosino in legno, così si tengono e non si spatasciano. Bene, mi controllo la crescita, la lievitazione, eccoli qua, vedete, sono aumentati di volume. E nel frattempo ho acceso il forno. Il forno l'ho messo a 2,50, ma poi sono scesa subito a 2,30, quindi l'ho fatto scaldare a 2,50. E poi ho abbassato subito a 2,30 con soltanto una spruzzata di vapore automatico. Voi, se volete, fate con lo spruzzino, mettete un pentolino, però una spruzzata con lo spruzzino dovrebbe bastare. Io procedo così. Scusate se sono molto morbidi. Sì. Li metto sulla carta forno, poi questa palla è un po' strettina, poi li allargo un pochino quando li ho infornati sulla placca del forno, la placca che sarà rovente. Ok, adesso posso ci faccio dei tagli. Sì, faccio dei tagli così velocemente, tanto per, sono morbidissimi, quindi non vengono benissimo, ok. E qui lo faccio lungo, va? Vediamo come avviene. E vado ad infornare. Allora, con la temperatura regolatevi con il vostro forno. Io ho abbassato subito, poco dopo, a 220 e poi a 200, perché per non farli venire troppo scuri. E si sono cotti all'incirca 30-35 minuti. Però ecco, dipende dai vostri forni, quindi regolatevi, al di là delle mie indicazioni. Sono venuti benissimo, come vedete, sono croccanti, belli profumati. Aspetto che si raffreddino un pochino e taglio le fette. E qui ho trovato una sorpresa, forse non ho chiuso bene quando li ho arrotolati. Guardate che cuoricino. Beh, carino, no? Peccato che San Valentino è già passato. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Vi invito a fare questi francesini, che non è molto complicato, avete visto, è semplicissimo. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!